Proviamoci. No, se ci fai quindi il quadro di questa situazione, il giocatore ti sta bene, ti sta male e la condizione di Huberto, Allora, partiamo da Guberti, non verrà con noi, però è un giocatore che insomma, la settimana prossima sarà sicuramente a disposizione, quindi non vogliamo rischiarlo, il ragazzo ha fatto di tutto e di più, per esserci voleva venire a tutti i costi, l'abbiamo tirato giù dal pullman perché insomma, la voglia è quella del grande giocatore, del leader, ce ne sono tanti in questo gruppo, e Stefano è uno di questi, quindi voleva esserci, però credo che, come abbiamo fatto altre volte nella gestione di altri giocatori, sia opportuno, ecco, dargli ancora un paio di giorni per averlo poi nelle migliori condizioni. No, gli altri sono si è allenato ma non la Ma settimana. si sono allenati tutti, quindi la settimana prossima riavremo a disposizione anche Nicastro, che quindi lavorerà con il gruppo. Belmonte oggi si è allenato regolarmente con la squadra, ha fatto una settimana un po' difficile perché si è protratto anche un mal di schiena fastidioso, però è a disposizione. E vabbè, non ci sarà Del Prete che ovviamente è squalificato. E Drolet Junior, sì, penso che ce l'avrà ancora una decina di giorni, poi con precisione, insomma, la settimana prossima il dottore ci darà dei riferimenti. Oggi non ci fai l'11 in campo, Sì, dici? come no, come no, assolutamente. Allora, giochiamo con Rosati, Imparato, Chiosa, Volta e Monaco, in mezzo al campo giocheranno Zebli, Brighi e Dezzi, Zapata, Buonaiuto e Bianchi. Belmonte non dall'inizio e Zebli Sì, Zebli per Ricci, che è una cosa assolutamente normale. Matteo ha giocato due grandissime partite, fatto un po' fatica a smaltire i carichi di queste due partite, poi questa settimana ha lavorato molto bene, però non si sentiva perfettamente, insomma, in forma. Zebri invece ha lavorato sempre bene e nelle migliori condizioni, quindi come dicevo l'altra volta, cerchiamo di privilegiare nelle scelte i giocatori che sono riusciti a lavorare bene, stanno bene, ci danno la possibilità anche dal punto di vista fisico di iniziare e cercare anche di finire bene la gara. Quindi solo per questo, Matteo per noi è un giocatore fondamentale perché le sue geometrie per noi sono importantissime, come lo è Zebli che ogni volta che ha giocato in qualsiasi ruolo ha fatto sempre benissimo, quindi non siamo assolutamente preoccupati, anzi. Senti, rispetto a due prestazioni importanti che non hanno portato i punti che meritava la squadra, i ragazzi li hanno presi come vincenti di percorso oppure è stato un particolare lavoro tuo dal punto di vista mentale per rafforzare quello che sono state il lavoro di questi giorni, di queste settimane? Ma io, so, per me è tutto abbastanza normale, cioè incidente di percorso se perdi 5-0, prendi un'imbarcata mondiale. Noi in queste due partite abbiamo fatto, credo, delle prestazioni molto molto positive e sicuramente abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. All'interno di questo andiamo a cercare le spiegazioni, no? Se da una parte è vero che ci sono tanti magari ragazzi giovani che sono anche alla prima esperienza in B, quindi da una parte alcune letture, alcune situazioni possono ancora non essere insomma, in pieno nella categoria. Dall'altra sicuramente queste due battute d'arresto dal punto di vista numerico dei risultati, perché credo che a Cesena avremmo meritato la vittoria e con il Bari almeno il pareggio, ci fanno capire che questa crescita deve avvenire in fretta, perché non vogliamo essere quelli che giocano bene, ricevono i complimenti e lasciano i punti per strada. Noi abbiamo una certezza che è il nostro gioco, questa è una cosa, una costante che avremo sempre. La nostra squadra non prescinderà mai da questo. Giocando arriveremo a fare grandi risultati, però dobbiamo costruire sopra il nostro gioco, diventare un po' più cattivi, più cinici, migliorare nelle letture. Ma la strada è questa, non ci muoviamo di qua, anzi,
su questo dobbiamo mettere tanto lavoro, tanto tanto lavoro. Ho visto le partite, molti risultati sono stati condizionati da un rigore, da una punizione, da un calcio piazzato. Noi ad oggi non siamo stati bravi a sfruttare le nostre opportunità, ma non ci preoccupa assolutamente, perché una squadra preoccupante è una squadra che non crea, una squadra che crea tanto raccoglierà. Quindi dietro siamo solidi, concediamo poco, abbiamo pagato a caro prezzo purtroppo quel poco concesso, ma ripeto, la strada è questa, il gruppo è forte, non può assolutamente far collare al primo soffio di vento, ecco, stiamo parlando di questo. Ripeto quello che ho detto dopo la partita, avesse fatto gol da Silva, ma probabilmente arriverebbe la squadra stratosferica, due partite incredibili, no? Ecco, questi sono giudizi che spettano giustamente la città. Noi abbiamo il nostro percorso e questo non ci può far cambiare l'idea, assolutamente. Cercando di analizzare prestazioni al di là appunto degli episodi che poi possono cambiare i risultati, questa impressione di solidità della quale ci avevi parlato, anche avevamo visto anche durante l'estate, insomma nelle prime amichevoli, anche in Coppa Italia, che è un po' vacillata nelle ultime mezz'ore di queste due partite, è legata essenzialmente al ritmo del Perugia, cioè se il Perugia cala nel ritmo del suo gioco, diventa vulnerabile, oppure torniamo a quel discorso di inesperienza, di amalgama ancora magari da trovare nel gruppo? Non sono d'accordo sul fatto che sia vacillata. Credo che abbiamo avuto delle letture sbagliate, cioè non abbiamo comunicato bene tra le parti, in alcuni momenti, specie in quei 15-20 minuti dei secondi tempi dove è sembrato che la squadra avesse un calo, no, c'è stata solamente una mancanza di comunicazione dove i centrocampisti e gli attaccanti tendevano ancora ad aggredire molto alti e la difesa invece tendeva un po' a scappare e quindi creavamo spazio tra le linee. Però io questo calo non l'ho visto, perché nelle due partite col Bari forse di più, perché magari abbiamo lasciato qualche contropiede, qualche tiro da fuori area, però le occasioni del Bari nitide sono state il primo tempo con una squadra schierata, un tiro, le spinte, colpo di testa di Maniero, e l'altra è stata la rovesciata di Maniero, cioè un uomo marcato in area si era inventato un gol straordinario, quindi non ho visto una squadra in difficoltà che abbia perso completamente lo stesso cosa a Cesena, abbiamo lasciato un po' di campo, ma penso che in alcuni momenti della partita sia fisiologico. Il Bari ha giocato 70 minuti nella sua nemmeno metà campo, penso tra l'area di rigore e la lunetta dell'area, quindi io non voglio ridurla solo episodi, voglio costruire e dico la mentalità è quella giusta, non dobbiamo lasciare spazi tra le linee, rimanere corti sempre, migliorare nelle letture di questi momenti. La giovane età può incidere, però credo che se vogliamo diventare una squadra forte, tosta e fare un percorso bello, anche queste sono cose da imparare velocemente. Quindi ho dei ragazzi intelligenti, sicuramente il rammarico del pareggio di Cesena e soprattutto della sconfitta di sabato possono essere per noi l'inizio invece di un percorso fatto al contrario. In genere si spera di partire bene e di costruire sopra, noi invece questa partenza ad handicap da un punto di vista di punti. Speriamo che ci abbia fatto capire quanto invece sia importante giocare bene e portarvi il risultato. Il presidente con la squadra, con te, si è fatto sentire questa settimana, ha lanciato uno slogan, qualcosa? No, il presidente ci sentiamo quotidianamente, è venuto ieri anche a vedere l'allenamento, insomma è sempre vicino ai ragazzi, quindi non cambia nulla, credo che... Dicevo se magari come fanno i generali prima della battaglia lanciano conquistiamo, spezzeremo le reni a Brescia. Non lo so se verrà a parlare tra oggi o domani con la squadra, così insomma sarà sempre piacevole, perché quando parla insomma ci dà sempre spunti motivazionali importanti, soprattutto passionali, che è una cosa che a noi fa molto bene.
no, ci è stato vicino come sempre, credo che condivida con noi il discorso del percorso da fare. Quindi abbiamo sposato la linea del gioco, di alcuni giovani importanti da far crescere, e quindi andiamo avanti con questa idea assolutamente. Se avessimo vinto 4-0, non direi cose diverse, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. La scelta della conferma di Zapata è perché hai continuato a vedere una crescita evolutiva del giocatore, come avevi detto dopo Cesena, e quindi gli hai dato continuità, o perché da Silva ha dato l'impressione di non aver ancora capito perfettamente dove è arrivato? Ma partiamo da Zapata. Io sono molto contento di Alexis. Ha fatto due ottime partite. Mi è piaciuto molto sia a Cesena che con il Bari, e quindi credo che meriti continuità, perché è un giocatore che ha grandi colpi, deve trovare continuità nell'atteggiamento, perché alcune volte si estranea un po' dal gioco, invece non deve farlo, perché uno con la sua qualità, con la sua classe, deve essere sempre al centro di ogni azione. Per quanto riguarda Da Silva, è arrivato da poco, quindi ha lavorato con noi pochissimo, e ovviamente vado sui giocatori che hanno lavorato di più sul gruppo, conoscono anche meglio il nostro modo di giocare, anche la nostra mentalità. Da questo punto di vista dico che Da Silva probabilmente deve crescere, cioè, l'ho detto anche a lui, poteva essere l'eroe dell'altra sera, non lo è stato, ma non vado a giudicare l'errore tecnico, perché quello fa parte del percorso, quindi non li critico mai per un gol sbagliato o un errore in palleggio. Sicuramente voglio vedere un atteggiamento ancora più cattivo, più voglioso di portare via il risultato, perché c'è stato un paio di situazioni dove secondo me se fosse stato un po' più cattivo probabilmente avrebbe deciso un'azione in maniera diversa piuttosto a quello che poi è stato. Arrivando a domani, per quello che hai studiato in settimana in Brescia, che partita ti aspetti da loro e cosa servirà al Perugia per fare il risultato? Ma da loro mi aspetto quello che ho visto in queste due gare. C'è una squadra giovane con alcuni giocatori esperti, Pinzi e Caraccio, che danno equilibrio. È una squadra sbarazzina, arriva poi da due risultati positivi, e quindi avrà grande voglia di giocare, di proporre gioco. È una squadra che attacca con molti uomini, quindi mi piace affrontare squadre che giocano a viso aperto. E quindi sarà una partita, credo, bella. E cosa dovremmo fare noi? Dovremmo fare quello che abbiamo fatto in queste due gare, quindi giocare bene a calcio e metterci quel pizzico di sana cattiveria in più per portare via il risultato, perché è importante mettere punti, è importante continuare a crescere sotto il profilo del gioco, e ovviamente i risultati poi ti aiutano anche per l'autostima. Dico sempre che vincere aiuta a vincere, e quindi cercheremo di vincere. Non hai ancora parlato della fascia sinistra dove confermi Chiosa, però hai a disposizione per la prima volta Di Chiara e volevo sapere anche come sta Lassan, se lo porti, se insomma se c'è una se hai pensato ad un ballottaggio o non hai mai considerato la possibilità di non far giocare. No, allora, Alassane ha avuto quel piccolo problema post Cesena, quindi ha lavorato sempre in maniera un po' differenziata, quindi non è nelle condizioni ottimali. Chiosa, nonostante ha fatto 2 giorni questa settimana un po' di lavoro a parte, così era semplicemente una piccola infiammazione, quindi ha ripreso a lavorare col gruppo e si è sempre allenato, quindi non ha mai saltato una seduta. Di Chiara è arrivato in un po' in ritardo di condizione. Lui è arrivato in ritardo con noi, in più ha avuto un problema al tendine che l'ha tenuto praticamente fermo 10 giorni. Sta inseguendo la condizione, arriverà. L'abbiamo fatto anche giocare l'altro giorno, abbiamo organizzato un amichevole proprio per dare minutaggio a chi, come a Campora, come lui, avevano giocato un po' meno in questo periodo. Però insomma si è messi molto bene da quella parte, abbiamo 3 giocatori importanti e quindi abbiamo ampia scelta. Domanda al mister. Su Bianchi, come sta? Bene, Rolando sta bene, sta lavorando molto bene, e sono sicuro che arriverà presto
anche il gol, perché sta lavorando molto per la squadra. È magari un po' sfortunato in ambito di finalizzazione, perché si muove molto, attacca bene la porta. Il problema è che magari la palla in questo momento va sempre dalla parte opposta, no? Ci sono magari momenti in cui sbatte addosso e finisce dentro, questo è un momento dove la palla gli gira un po' all'arco, però sta lavorando bene, quindi la cosa importante è che ci sia, che si faccia trovare, poi il gol arriva, siamo convinti. Rispetto a buongiorno. Buongiorno. Le alternative sugli esterni sono state prese da esterni, ma per la partita in corso mi sembra di aver capito che in panchina non ce ne sono, insomma. No, ce ne sono, ce ne sono. Silva. Beh, c'è Da Silva, che può fare anche l'esterno, c'è Dinolfo, che è un 98, ma noi non guardiamo la carta d'identità. È un giocatore bravo, se c'è bisogno va dentro. Grazie. Prego. No, rispetto ad altre vigilie, che cosa dirà in più, insomma, la squadra? Per me è una vigilia come tutte le altre. Dirò di quello che dico sempre, di andare in campo per fare noi la partita. Quello che mi piace nel trasmettere ovviamente ai ragazzi è quello di dire che dobbiamo essere noi a comandare la partita sempre. Anche nel momento in cui ci si difende, siamo noi a determinare come ci difendiamo e dove ci difendiamo. Non vogliamo mai subire l'iniziativa degli altri. Poi ci troveremo delle squadre che saranno brave a metterci magari anche in difficoltà, e dovremmo essere bravi a saper venire fuori anche da quei momenti lì. Però la lettura della partita voglio che dipenda solamente da noi. Hai detto partiamo dai risultati negativi. Per la mole, certo, per la mole. Per crescere, no? Sì. Avverti però un pericolo, sindrome da risultato dopo due partite condotte alla grande, nel quale purtroppo si è raccolto meno di quanto si meritava? No, lo direi se fossero 5 risultati negativi. Credo che un pareggio a Cesena non sia un risultato negativo. Dispiace perché è arrivato un punto rispetto alla prestazione. Stessa cosa col Bari. Però noi veniamo poi da un percorso fatto anche dalla Coppa Italia, che ci ha dato grande sicurezza, perché abbiamo fatto due vittorie importanti contro l'Alessandria e contro il Carpi. Quindi non prendiamo solo quest'ultima parte, prendiamo il percorso intrapreso. È un percorso assolutamente positivo, di crescita, su cui dobbiamo mettere tanto, tanto, tanto lavoro. Ma quello non ci spaventa. Senti, due esordienti in difesa dal primo minuto, un parato in Monaco, e perché hai scelto Monaco e non Mancini? Ma allora, sul fatto che siano esordienti, questo conta solo per le statistiche. Per noi sono due giocatori forti che si allenano con noi dall'inizio, quindi sono due titolari, non sono due alternative, come lo è Zebli, come sono tutti quelli che giocano. Voglio avere una squadra di 25-26, non so quanti siamo in rosa, titolari. Non voglio giocatori che si sentano alternative, altrimenti posso tranquillamente starsene a casa. Per quanto riguarda Monaco e non Mancini, Monaco ha fatto benissimo dal primo giorno, si è fatto sempre trovare pronto quando ha giocato in Coppa Italia, quando è subentrato ha fatto sempre bene e credo che meriti di giocare. Gianluca sta facendo veramente un grande percorso di crescita ed è uno dei difensori giovani, perché insomma, lui sembra grande ma è ancora tanto giovane, migliori che ci sono in giro. È arrivato anche lui molto tardi rispetto agli altri, perché è arrivato circa un mese dopo, e quindi la spiegazione si va a ricercare anche questo. Una curiosità.